Dunque, sono senza parole, commosso, diciamo, ma intanto dal premio che mi è stato conferito, dal luogo meraviglioso in cui mi è stato conferito, dalle persone che sono presenti, a cominciare dal sindaco. E Roberto Sinigaglia, senza cui questo premio non l'avrei mai avuto, e diciamo Maria Luisa Catoni, a cui risponderò, e poi questo bellissimo, inatteso regalo, veramente bellissimo, e adesso poi in conclusione anche Paganini. Ecco, ora prima di tutto vorrei dire qualcosa diciamo, la figura a cui questo premio è intitolato, Isaiah Berlin. Nel corso degli anni io ho comprato una serie di libri di Isaiah Berlin prima che fossero tradotti e diciamo, lui si definì in varie occasioni russo, ebreo, inglese. E questa triplice definizione è importante perché questi tre elementi, non voglio usare la parola identità, poi magari spiegherò perché, ma questi tre elementi lui non li considerava in conflitto. Quindi c'è questa nozione di pluralismo a cui, diciamo, il suo lavoro è associato. C'è un saggio di Perry Anderson che per l'appunto, diciamo, parla di Isaiah Berlin e il pluralismo. Quindi, diciamo, l'idea che questi tre elementi si sono intrecciati nella sua vita e nel suo lavoro. Ora, se io dovessi consigliare a qualcuno come accostarsi all'opera di Isaiah Berlin, io consiglierei un saggio in questo libro, Personal Impressions, che è stato poi tradotto da Adelphi, Impressioni personali, è l'ultimo saggio in cui Berlin parla dei suoi incontri con Pasternak e la Akhmatova. Un saggio bellissimo in cui l'elemento russo e quello inglese sono presenti. Quello ebraico è appena accennato, ma in una maniera pungente, cioè Berlin nota che Pasternak, diciamo, non si soffermava sulle sue origini ebraiche, insisteva sull'assimilazione e, diciamo, io leggendo ho avuto l'impressione che Berlin prendesse le distanze. Ora, questo prendere le distanze però è un tratto molto significativo in questi saggi, basati su incontri, in molti casi incontri personali, in altri casi incontri con le opere, in cui, diciamo, c'è un dialogo a distanza. Berlin non sovrappone la sua personalità, ma, diciamo, entra in dialogo con figure, con persone molto diverse da lui. Il caso Pasternak e Akhmatova è solo uno, anche se questo saggio, a mio parere, è il più bello di questa serie di incontri. Io devo dire che mi trovo spesso in disaccordo o, diciamo, lontano dalle risposte che Berlin ha dato alle sue domande, però le sue domande mi toccano molto. Lo trovo esemplare in questa apertura alla diversità umana e alla diversità intellettuale. In questo veramente è esemplare, un vero modello, io direi, un modello da diciamo riprendere, sviluppare, e quindi questo libro, adesso io qui non ho la traduzione italiana, ma Impressioni personali, è un libro che io veramente raccomando. Anche da là dove, diciamo, mi sono trovato a dissentire, ma diciamo, questo fa parte del dialogo che un lettore intrattiene con figure del passato o del presente. Qui adesso arrivo al dissenso. Dunque,
Io sono stato, diciamo, a sentire con gratitudine e commozione questa laudatio di Maria Luisa. Diciamo, ci conosciamo da tantissimi anni e abbiamo, come lei ha ricordato, discusso, ci siamo trovati in dissenso, eccetera, eccetera. Ora, quello che mi colpiva, devo dire, era il fatto che questo elemento del precorrimento che lei diceva, cioè precorrimento poi di cosa? Beh, di una svolta che è stata, diciamo, per la mia generazione decisiva, ma poi per la generazione successiva è entrata a far parte del contesto in cui si vive, e cioè la rete. Allora, in effetti, io mi sono trovato a porre delle domande che, diciamo, trovavano una risposta nel cartaceo, come si direbbe oggi, parola che continua a sembrarmi strana, e però poi ho provato a riformularle, diciamo, sulla rete. Allora, tu hai ricordato questo problema del caso. Io ho scritto una cosa sul caso e i casi perché mi sono trovato riflettendo a, diciamo, ragionare sopra questa ambiguità della parola italiana caso, che non esiste in altre lingue a me note. Non so, il francese dice cas et hasard, ma invece, in italiano caso può voler dire sia il caso della casistica, il caso, diciamo, per la medicina, per la teologia, per il diritto, oppure il caso come casualità, chance case, eccetera. Ora, questa, diciamo, ambiguità in italiano mi attrae e, diciamo, riflettendoci retrospettivamente, ho avuto l'impressione di aver ragionato sopra questa ambiguità. Prima in maniera inconsapevole e poi retrospettivamente cercando di capire come questi due elementi si sono intrecciati nella mia ricerca. Ora, quello dei malandati è un caso anomalo, tu hai giustamente ricordato questo elemento dell'anomalia. Anomalo in che senso? Ma nel senso della anomalia documentaria non esiste finora un corpus documentario, un insieme di documenti che registrino, diciamo, una cultura contadina articolata da uomini e donne e registrata a distanza dagli inquisitori altrettanto ricca in nessun paese d'Europa. Abbiamo, diciamo, più di 50 documenti, alcuni dei quali sono lunghissimi, e, diciamo, questi racconti che i benandanti nati con la camicia fanno delle loro lotte notturne, sono dei racconti estremamente particolareggiati e vengono registrati. Allora, io ho raccontato più volte il mio primo incontro con un benandante, diciamo così. Io volevo studiare i processi di tregoneria e una decisione che presi quando ero studente a Pisa è normale e, diciamo, mi trovai poi ben indirizzato da Delio Cantimori, grande storico, lo storico in carne ed ossa da cui ho imparato di più, e lui mi disse: vai a Modena a vedere il fondo d'inquisizione. E lì io trovai un processo, tu l'hai ricordato, contro una contadina modenese, Chiara Signorini, che viene processata nel 1519 perché viene accusata di avere gettato un maleficio contro la padrona che l'aveva cacciata dal fondo insieme al marito. Ora, io, diciamo, ho trovato questo guardando il materiale che è nell'archivio di Stato, ma quali erano le mie domande? Allora, la domanda che io mi ero posto, l'ipotesi che avevo formulato studente, all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, questa battuta ogni volta mi fa rabbrividire. Allora, la domanda che io facevo, l'ipotesi che avevo formulato era la stregoneria come forma elementare di lotta di classe. Cosa c'era dietro questa ingenua, oggi mi pare ingenua, allora dopo poco mi parve ingenua, ma cosa c'era dietro questa ipotesi? Beh, c'era intanto la lettura dei quaderni da carcere di Gramsci e poi Michelet, la strega come incarnazione della rivolta.
Ora trovo, cosa trovo? Trovo Chiara Signorini che confermava la mia ipotesi. E io ricordo ancora il senso di delusione che provai, nel senso che questa conferma mi parve un segno del fatto che l'ipotesi era troppo semplice. Però scrissi un saggio che è il primo che ho pubblicato, che si chiama Stregoneria e Pietà Popolare. E alla fine dicevo, questo caso, nonostante la sua specificità, le sue caratteristiche individuali, però ha un valore paradigmatico. Potrebbe avere un valore paradigmatico. Ora, diciamo, io rilessi anni fa questo saggio e pensai, sì, certo, paradigmatico, reagivo a Thomas Kuhn, il grande libro, la struttura delle rivoluzioni scientifiche, che diciamo, è stato per me, come per centinaia di migliaia di lettori, una lettura decisiva. Già. Però il mio saggio era uscito un anno prima della edizione originale del libro di Kuhn, cioè diciamo 62 e non, e quello del libro di Kuhn è del 63. Io usavo il termine paradigmatico in uno dei tanti significati usati da Kuhn, cioè un caso esemplare, esemplare, però un caso anomalo questo. E allora in che senso un caso anomalo può essere esemplare? E perché caso? Allora ho riflettuto anni fa, ma cos'era per me un caso? Perché riflettere su un caso, sottolineare che quel processo era un caso? E ho pensato, beh, da un lato Sherlock Holmes, letto da ragazzo, lettura indimenticabile, e dall'altra parte Freud, letto in traduzione. Ora, diciamo, da un lato quindi il caso che poi mi ha portato a occuparmi della casistica e nel libro non di manco ho sostenuto, fino a prova contraria mi pare una conclusione solidissima, però non si sa mai, che diciamo per Machiavelli, la casistica medievale, e in particolare un libro che lui lesse nella biblioteca di suo padre Bernardo, un libro di Giovanni d'Andrea, giurista morto a Bologna nel 1348, quindi diciamo Machiavelli, incarnazione del Rinascimento, che si abbevera alla casistica medievale e diciamo. Ho sostenuto in questo libro non di manco che Machiavelli, quando scrive la Mandragola e diciamo fra Timoteo, questa turpe figura, cerca di convincere Lucrezia, la casta moglie di Nietzsche, che l'adulterio non è peccato, in realtà e dice ho compulsato alcuni libri. E già, riprende Giovanni d'Andrea alla lettera, cioè. E quindi solo che Giovanni d'Andrea diceva che non era peccato in certe circostanze l'usura, e invece fra Timoteo dice non era pecca non è peccato in certe circostanze l'adulterio. Cioè, leggo questo e a questo punto mi accorgo che nel Principe, che avevo letto e riletto e riletto, che in quel momento rileggevo perché sarebbe stato il tema del mio corso a UCLA, a Los Angeles, di quell'anno, il principe che era stato l'oggetto del primo seminario in normale a cui avevo assistito come studente, un seminario condotto da Arsenio Frugoni, un altro storico da cui ho imparato moltissimo, ebbene, nel principe ci sono nei paesi, nei capitoli centrali che Machiavelli considera i più originali, lo dice. Machiavelli dice, sarebbe bene per il principe serbare la fede, non di manco, e va avanti, non di manco, enuncia una tesi, una norma e poi enuncia l'anomalia, non di manco. Ora, questo non di manco che ho messo nel titolo del mio libro, beh, è per me una parola decisiva per capire Machiavelli, come riformula, diciamo, la casistica. Ora, la produzione del caso
è qualcosa che va invece nella direzione non della casistica ma della casualità. E diciamo, io avevo cominciato, in realtà diciamo, avevo cominciato quando lavoravo sulla stregoneria, perché nel momento in cui mi sono reso conto che la mia ipotesi tra Gramsci e Michelet aveva trovato una conferma, ho pensato che non avevo più un'ipotesi. Avevo un tema su cui volevo lavorare, però quell'ipotesi era troppo semplice. E allora mi sono prefisso, era il 62, l'idea di fare un giro d'Italia cercando negli archivi fondi inquisitoriali per studiare i processi di stregoneria, e la tappa successiva dopo Modena era Venezia. E allora andai a Venezia e in quel meraviglioso archivio, dunque era consentito allora e forse ancora, chiedere ogni giorno quattro volumi, quattro pezzi d'archivio, nel mio caso erano quattro buste in cui c'erano, non so, 50 processi, eccetera. Allora io retrospettivamente descrissi la mia strategia come roulette veneziana, non la roulette russa, ma la roulette veneziana. Cioè entravo in archivio e dicevo 4, 27, 54, 9. E allora lì mi portavano queste buste e io cominciavo a guardare. Avevo una traccia, questo devo dirlo, cioè un inventario manoscritto della fine dell'Ottocento in cui diciamo i nomi degli imputati erano registrati, e a margine era scritto il contenuto dell'accusa, però stregoneria, niente di più. Quindi io, vabbè, mi orientavo a partire da questo, dopodiché scattava il caso. A un certo punto apro un fascicolo, trovo un interrogatorio 1581, mi pare, di un bovaro di Latisana, friulano, ma in quel momento questa cosa non mi colpì affatto, Menichino da Latisana, e l'inquisitore gli dice: ma si dice di te che tu sei benandante. Cosa dici? È vero? Benandante, mai sentita questa parola. Menichino tergiversa un po' e poi dice: sì, come gli altri benandanti nati con la camicia, vado nella valle di Giosafatte tre volte all'anno a battermi, eccetera. Tutte le cose che abbiamo sentito prima. Io chiusi la busta e uscii dall'archivio in preda a un'emozione incontrollabile. E cominciai, l'ho scritto, a fumare una sigaretta dietro l'altra, costeggiando la chiesa dei frari. Lo cito, è un aneddoto irrilevante, però mi dà il senso della distanza. Ormai da decenni sono entrato nella tribù degli ex fumatori, e invece lì vedo me stesso che in preda all'emozione, di fronte a questo, ma era una carta. Dopo ne ho trovati, sono riuscito ad andare a Udine, e vabbè, Ora, produrre il caso, essere colti di sorpresa. Allora, adesso con diciamo la rete, evidentemente la cosa si può fare in una maniera molto più rapida, combinando la velocità della rete con la lettura lenta, di cui che Nietzsche identificava come il nocciolo della filologia. Combinare queste due letture, la velocità della rete e la lettura lenta. Io credo che questo sia un punto assolutamente centrale. Cioè la rete, diciamo, è uno strumento che può essere usato ed è usato in direzioni diversissime e opposte. Fake news, tu l'hai ricordato, è un tema su cui diciamo ho riflettuto e su cui uscirà adesso un saggio mio. Quindi, diciamo, divulgare notizie, diciamo false, ignobili, orrende, eccetera. Però c'è la possibilità, di fronte alla rete come strumento, di usare la rete per fini completamente diversi e opposti, per fini conoscitivi. Cioè, mi è capitato di dire che Google è, ero in Francia, un géant stupide, un gigante stupido. Perché stupido? Perché diciamo Google ammassa, diciamo, è lì tutto questo materiale, e noi possiamo porgli delle domande che non sono quelle previste.
cioè usare, diciamo, la rete contropelo, contro le intenzioni di chi l'ha prodotta e anche contro la norma. Cioè, tutti, me compreso, usiamo la rete per trovare delle risposte alle nostre domande, dall'indirizzo di un ristorante a una biografia di una persona sconosciuta, eccetera, eccetera, o un libro. Però, ecco, l'uso anomalo e, diciamo, non convenzionale, sofisticato, che io ho proposto in quel saggio che tu ricordavi, era, diciamo, è cercare il rumore, quello che tecnicamente si chiama il rumore, cioè porre una domanda, che, diciamo, produce una serie di risposte estremamente vasta, che generano altre domande, e lo scopo è quello di essere colti di sorpresa, come tu ricordavi, e come è per me un elemento decisivo. Io credo, e l'ho detto, che è impossibile imparare questo, essere autodidatti per quanto riguarda questo uso sofisticato della rete. Ci vogliono dei mediatori o delle mediatrici umane, ci vogliono degli insegnanti. Questo tipo di uso della rete va insegnato a scuola, partendo molto presto, perché c'è un elemento di gioco, che è trascinante. Stimolare la curiosità degli studenti, delle studentesse, verso qualcosa che non si sa e che, diciamo, può diventare una domanda che può e deve naturalmente andare poi nella direzione della lettura lenta, però, diciamo, essere colti di sorpresa. E qui devo dire che sì, io ho insistito sul caso, ma sempre spiegando e mostrando che il caso era connesso inestricabilmente all'interazione dalla parte di chi conduce la ricerca verso il caso. C'è una persona che ha dei presupposti, che fa delle scelte. Diciamo, vabbè, io ho scelto tra i Pury che emergevano nel catalogo, quello più antico. Era una scelta, diciamo, che era dettata dalle mie curiosità. Quindi, diciamo, c'è un'interazione. Ora, qui sono colpito, appunto, tu parlavi di precorrimenti, premonizioni, eccetera. In effetti, diciamo, mi sono trovato, nell'età della rete, in età avanzata, e però, diciamo, con una serie di curiosità che potevano essere soddisfatte, in maniera diversa e molto più efficace dalla rete, portandomi dietro un bagaglio che era un bagaglio ante Google. Ora, la stessa cosa, come tu hai ricordato, è successa per quanto riguarda il problema della riproducibilità. Cioè, io in quel saggio Spie, ho fatto avanzato questa distinzione, e cioè fra, diciamo, testi riproducibili, che quindi implicano un testo invisibile, questa era la mia idea, testo invisibile, e immagini che non possono essere riprodotte. Dicevo, un quadro di Raffaello, cioè se uno va a vedere il ritratto di Leone X a Napoli, vede un meraviglioso quadro che però, diciamo, è stato dipinto non da Raffaello, è una copia a cui ha collaborato anche Giulio Romano, che se n'era dimenticato, come dice Vasari, e poi, vabbè. E quindi, diciamo, abbiamo dei quadri che sono per definizione ancora non riproducibili. Quindi una divergenza fra testi e immagini. Ora tu mi opponi il fatto che un vaso su cui è scritto io sono, eccetera, è qui, diciamo, quello che è scritto non può acquista il suo significato dalla materialità in cui è inscritto. Ora io però obietterei che questo semplicemente è qualcosa che rinvia alla distinzione fra testo e contesto. Contesto nel senso più letterale del termine, cioè, diciamo, qualcosa in cui per l'appunto il testo è scritto. Ora,
nessuno può negare che nel momento in cui tu, nel momento in cui hai scritto il tuo libro bellissimo sul simposio, citando e traducendo quella scritta, tu quella scritta la riproducevi così com'era. Certo, dopodiché c'è il problema del contesto. E allora il contesto, diciamo, è il contesto che tu hai illustrato. Ora, questa distinzione è cruciale perché? Perché alla radice della nozione di testo invisibile c'è il fatto che per noi un numero di telefono scritto su un foglio di carta gialla con una penna può essere riprodotto a matita su un foglio di carta rossa. Il numero è lo stesso. Chi negasse che il numero è lo stesso sarebbe o matto, oppure qualcuno ci vuole prendere in giro. La nozione che il numero di telefono può essere riprodotto indipendentemente dalla materialità su cui è iscritto, compreso, diciamo, l'immaterialità della rete, fa parte dei fondamenti della nostra cultura. Ora, quello che sta succedendo sotto i nostri occhi è una lenta estensione di questa nozione a opere d'arte che consideravamo e consideriamo ancora irriproducibili. Quando negli Uffizi si reclamizza la riproduzione, diciamo, del Tondo Doni, eccetera, eccetera, lì si sta consumando uno slittamento storico che implicherebbe, uso ancora il condizionale, implicherebbe una perdita incredibile. Una perdita storica incredibile. Contro questo io credo che bisogna combattere. Ho passato decenni a combattere contro, diciamo, l'hai ricordato, contro il neoscetticismo che sosteneva e sostiene, anche se oggi mi pare un po' marginalizzato, che tra le narrazioni di finzione e le narrazioni storiche non esiste nessuna differenza rigorosa. Questa tesi, che ha delle implicazioni gravissime, cognitive, politiche, morali, è una tesi contro cui io mi sono battuto. Ora, io credo che l'idea che quelle immagini che consideravamo irriproducibili possano essere riprodotte e vendute a caro prezzo è qualcosa contro cui dobbiamo batterci nella misura in cui questa operazione, che sembra innocente, tende a, diciamo, cancellare la nozione di immagine riproducibile. E su questo, diciamo, bisogna riflettere, cioè siamo di fronte a un problema enorme, enorme. Sì. Quindi testi con testi. Quindi io credo che la tua obiezione non regga, nella misura in cui è un'obiezione che richiama semplicemente la distinzione fra testi e contesti, e tu stessa, nel momento in cui scrivi il libro sul simposio, ribadisci il fatto che quella scritta può essere riprodotta e tradotta. Questa nozione di testo invisibile, come poi ho scoperto, era stata avanzata, ma in una prospettiva molto diversa dalla mia, cioè come qualcosa, una differenza ontologica, cioè che era connaturata alla natura delle immagini e dei testi. Invece io dicevo molto chiaramente che si tratta di una differenza storica, che tant'è vero che io facevo un controesempio, e cioè dicevo, ma se noi guardiamo il ruolo che ha la calligrafia nella cultura cinese, io purtroppo non so il cinese, quando guardiamo il ruolo che ha la calligrafia nella cultura cinese, vediamo che, diciamo, la nozione di testo invisibile lì non funziona, funziona in maniera diversa. Decenni dopo mi è capitato di essere invitato a Taiwan, all'Accademia Sinica, per fare delle conferenze. E lì, come è stato ricordato anche recentemente, Chiang Kai-shek, diciamo, quando cominciò la guerra civile in Cina, trasportò una
quantità enorme di tesori a Taiwan, che io ho potuto vedere, è una cosa incredibile. E diciamo, lì all'Accademia Sinica, dove facevo le mie conferenze, mi hanno fatto vedere in una stanza c'erano degli esempi di calligrafia. Ne avevo visti di magnifici lì nel museo. Questi erano degli esempi di calligrafia del XX secolo. C'era un esempio di calligrafia di Chiang Kai-shek. E poi c'era un esempio di calligrafia accanto di Mao. Io guardai sbalordito e dissi appunto la mia reazione. E questi, i miei ospiti, mi guardarono, in realtà non ci avevano riflettuto. Cioè, questa differenza gestuale che rinviava certo a un'autopresentazione, eccetera, no, loro avevano letto il testo, leggevano il testo per me indecifrabile, però. Questo elemento gestuale, con mia grandissima sorpresa, era qualcosa a cui non avevano prestato attenzione. Ora però, questo a cosa rinvia questa apparente digressione? Al fatto che la nozione di testo invisibile è qualcosa che si lega a culture che diciamo, coprono una gran parte del mondo, ma non tutto. E ci sono culture in cui, diciamo, la nozione di testo invisibile, riproducibile, prescindendo a cosa? Allora qui torniamo a Platone, cioè prescindendo dall'intonazione di chi pronuncia un discorso e i gesti che lo accompagnano. Tutto questo viene abolito per trascrivere Omero. E quindi la trascrizione dei poemi omerici è stato, diciamo, ha aperto questa una svolta incredibile che ha aperta la strada a questa nozione di testo invisibile, nel senso che a questo punto, diciamo, si è fatta strada l'idea che qualcosa di depurato dalla gestualità, depurato dall'oralità, possa essere riprodotto indipendentemente dal supporto materiale. Questo mi pare innegabile e tutti noi. Diciamo, ne siamo testimoni. Mi colpisce il fatto che io dicevo supporto materiale, dopodiché il supporto è diventato immateriale. Immateriale, cioè, diciamo, quello che vediamo. Qui sono circondato da telefoni e va bene. Comunque, vabbè, niente, ho divagato, ma diciamo, volevo rispondere in minima parte alle cose che tu hai detto. Quello che hai detto sull'insegnamento, devo dire, mi ha toccato molto. Ha toccato te, ma ha toccato molto me, perché, diciamo, è un'esperienza, sì, sono esperienze per me indimenticabili. E, diciamo, io ricordo che spesso cominciavo dicendo, comincio col dire che mi piace essere interrotto. E questo è vero, io lo penso, cioè l'idea di essere, diciamo, interrotto e messo di fronte all'inaspettato, beh, questa è una variante dell'avvocato del diavolo. Chi è l'avvocato del diavolo? L'avvocato del diavolo, come forse sapete, è una figura, metaforica, che è stata introdotta dalla Chiesa Cattolica all'inizio del Seicento per i processi di canonizzazione. E cioè, diciamo, si vuole canonizzare X o Y, e allora, diciamo, l'avvocato del diavolo dice sì, ma, e lì formula delle obiezioni aggressive. Ecco, io dico, bisogna che chi fa ricerca introietti la figura dell'avvocato del diavolo. Certo, se l'avvocato del diavolo è addomesticato, allora il Non gioco funziona più. finisce, non funziona più. Però se in questa operazione di sdoppiamento la voce dell'avvocato del diavolo mi dice: ma cosa sta dicendo? Che sciocchezze stai dicendo? Guarda che la tua ipotesi non sta in piedi, eccetera. E beh, lì devo fare i conti con l'avvocato del diavolo. Ecco, in qualche modo io cercavo, diciamo, nell'insegnamento di diciamo, introdurre quest'elemento che secondo me emergeva. Cioè le discussioni erano reali. Io dico sempre che, diciamo, in Italia c'è una tendenza nell'Accademia italiana a soffocare la discussione troppo spesso. Professori che dicono sono domande,
e questo scoraggia le domande. Mentre invece, diciamo, le domande sono potenzialmente lì. Mi è capitato di dire, dato che ho girato il mondo come ricercatore e docente, che in fondo a questa classifica dei potenziali obiettori, in fondo a tutto, c'è il Giappone. Gli studenti giapponesi sono così pieni di deferenza che, diciamo, o non fanno domande o se ne fanno una, la cosa si interrompe lì. In cima a tutto c'è l'India, perché la cultura della discussione degli ex colonizzatori, cioè la cultura britannica, si è intrecciata alla cultura indiana. E oggi, mi è capitato recentemente, anni fa, di andare recentemente in India, sono soprattutto le donne, le ragazze che, diciamo, reagendo a una condizione di minorità, di diciamo marginalizzazione, fanno domande in maniera, diciamo, entusiasta e aggressiva, veramente appassionante. Quindi io direi, in cima a tutto c'è l'India, in fondo a tutto c'è il Giappone, dove sta l'Italia? Ma a metà, però, secondo me, più vicina al Giappone che vicina all'India. E però, diciamo, questa potenzialità alla discussione, questa potenzialità è lì e si tratta solo di darle spazio. Grazie.